Salve onorevoli, eccoci qui in un nuovissimo episodio. Siamo su Baldur's Gate 3, come sempre io sono Arax di Cormalis e ci eravamo lasciati con questo bel putiferio di carne, fondamentalmente. Quello che noto a prima occhiata, logicamente, è che sono tutti drow e persone e dwegar, insomma. Tra l'altro c'è anche un Mind Flayer. Questa non lo capisco, vi giuro. Questa per me sarà sempre un'incognita. Tu? Sì, vedete, ci sono anche i drow. Ok, vi ripeto, sono molto confuso perché non saprei nemmeno se imputarla a Orin. Ok, che la maggior parte degli omicidi li fa lei, però non saprei se imputarla effettivamente a lui. A lei più che altro, perché sembra più uno scontro tra... Cioè, vedendo la scena, non sembra propriamente uno scontro tra drow e dwegar, quindi tra gli elfi oscuri, chiamiamoli così, dai. Ok? E nani, mind flayer. Sembra più una specie di scontro, tra parentesi, di resistenza. Nel senso che... qui, come vedete, le strisce di sangue tendono tutte verso destra, ma in generale la zona tende verso destra. Se invece era uno scontro tra dwegar e drow, doveva esserci più cadaveri al centro e strisce di sangue concentrate nel centro. Invece qui sembra che qualcuno sia entrato e abbia spinto tutte queste persone man mano sempre verso destra, quindi ci sia stata una specie di resistenza, ok? Del resto, abitando insieme dwegar e drow, non vedo il perché avrebbero dovuto. Sì, non nego che ci siano sicuramente scontri, ma arrivare a vere e proprie guerre intestine, assalti addirittura fuori la loro zona, mi sembra stupido. L'altra unica giustificazione che mi verrebbe è che il nostro amico Mind Flayer abbia schiavizzato tutte queste persone e sia venuto qualcuno ad accopparlo, magari il cacciatore. Sarebbe anche un'altra ipotesi. Grazie a Dio abbiamo una lettera. L'effigie di Sendai che si scisse in molti sé. A cosa servì la molteplicità? Si credeva una guerriera, ma fu solo il suo sangue a impregnare il terreno. Al di sotto si trova una firma esagerata scritta con il sangue. Orin la rosa. Ok, è roba di Orin, anche se non capisco il perché avrebbe dovuto sterminare tutti questi. Tra parentesi, ripetendo la questione degli effigie, le effigie per i baliti sono una sorta di santi, ok? Per la comunità cristiana, ora useremo sempre spesso questo tipo di parallelismo. Useremo spesso questo tipo di parallelismo perché... non che rende bene, ma al contrario, è molto usato nei videogiochi. Quindi ciò non vuol dire che loro venerano tutte queste persone, come nel caso di... come si chiama? Sendai la terza. Ma più concretamente sono dei potenti guerrieri, potente persone che magari hanno sacrificato la loro vita, ok? Che vengono in un certo senso presi come modelli, ok? Come funziona nel cristianesimo? Voi non venerate, non so, San Gennaro, San Giuseppe, San Francesco, che non lo venerate come un dio, però lo prendete come esempio nella teologia cristiana, ben si intende, come esempio di vita, come modello da seguire in un certo senso, ok? Pertanto i baliti hanno lo stesso concetto, credo, con questi personaggi, cioè non sono propriamente degli dei, ma più semplicemente sono delle persone, ok, che in questo caso si sono battute tanto in battaglia e vengono a un certo punto derise da Baal e dai baeliti. E quindi quando i baliti, cioè i seguaci di Baal, tendono a emulare le gesta di Baal, cosa fanno? Compiono questi sacrifici rituali che in un certo senso richiamano questo modello eseguito da Baal, come nel caso del Dragonide, no? Dove si prendeva in giro il Dragonide dalle molte teste, che poi alla fine è morto come morirebbero tutti questo drago, e cosa ha fatto Orin? Replicando questa scena ha ucciso tanti Dragonidi, ok? Questo fondamentalmente è l'esempio. Spero di essere stato chiaro, vi prego ditemelo nei commenti. Questo episodio sta venendo sempre registrato di seguito per recuperare. Abbiamo la gamba mozza di pagliaccio che lo mandiamo all'accampamento. Tra l'altro dobbiamo vedere anche a che punto siamo arrivati. Scritta la stessa cosa di prima.
abbiamo trovato un altro coso rituale, un altro sacrificio rituale della nostra amichetta. Innegabilmente però, ora, più che mai, andiamo a vendere ogni cosa, ogni singola cosa che ci viene a tiro, perché siamo troppo pesanti. Rieccoci qui, tutti belli svuotati e alleggeriti, esploriamo la parte ovest del parco. Ok. Più che altro per capire se ci siamo lasciati qualcosa indietro e soprattutto se si può accedere a questa casa. Oggettivamente non credo, perché credo sia fatta proprio giusto per il Talis. Più che altro qui vedo persone tutte belle mismesse in cerchio di cosa discoteca. In the old days, those troublemakers would never have got so close to Civis. Ma vattene a fanculo. Il Talis, che roba è? Con un mazzo di 70-78 carte, il Talis occupa accanto agli scacchi e alla dama. Come uno di cui, vabbè, aveva fanculo, che cazzo se ne frega dei giochi di carte. Erba fatua. Nulla di che, a quanto pare. Veramente nulla di che. Ok. Non c'è motivo di allarmarsi. Boccone del ladro. Questo è interessante. Anche se credo che troveremo dei semplici, come si chiamano, semplici cose, non proprio semplicissime, non proprio semplicissime, però decisamente interessanti. A parte quello, ma niente di che. Dei stivali robusti, va bene. Ok, per il resto nulla di utile. C'era giusto per farci vedere l'imboscata. Più che altro io mi sto chiedendo ancora come andare al palazzo di Casador. Perché ok che abbiamo esplorato tutto questo, però io oggettivamente ora sono proprio curioso di andare a vedere palazzo di Casador, come perlomeno raggiungerlo. Ci sono tanti profughi uno radunato insieme agli altri. Credo si bisogna raggiungerlo da questa zona, quindi dal ponte, questo qui di pietra, anche se non capisco, cioè questo qui, se la sua casa viene raggiunta dal ponte di pietra, oggettivamente non ha una casa, ha una fortezza. E questo non mi rassicura tranquillamente, facendo conto che tutto sommato in tutto questo ci troviamo di fronte a una situazione in cui dobbiamo più di tutto riuscire a ucciderlo fondamentalmente, non prendiamoci in giro. E soprattutto mi sembra anche più che il momento di iniziare a sviluppare e viscerare la storia del nostro caro amico Astarion. Torre sud del palazzo Szar. Oh, con l'esclusione di qualche incidente. Sì, quindi ha una fottutissima fortezza, mi stai dicendo seriamente questo? Bene. La cosa non mi rassicura affatto. Ciao ragazzi. This is the palace of Casador Szar. Entry is forbidden. Leave now, citizen. God's words are clear, but spoken without thought or intent. Behind her eyes you see nothing. She must be one of the charmed thralls Astarion mentioned. Devo verificare la sicurezza di questo posto per ordine del padrone. Andiamo sul semplice. Con vantaggio di amicizia. 18, siamo andati già sul retto, sulla retta via. Ora vorrei fare una cosa che spero di farla, perché ho il vizio sempre di skippare il salto dei dadi. Quando i dadi mi danno un numero inferiore, decisamente inferiore alla classe di difficoltà, lo farò, vi farò vedere il lancio dei dadi. Quando invece non è necessario, come in questo caso abbiamo fatto, se non sbaglio, già 18 più tutti i bonus, lo lascio perdere. Ora chiaramente se la classe di difficoltà è 15 e io ai dadi faccio 14, lo skippo. Però se magari usciva un 6 o un 7, dove insomma il calcolo delle probabilità non è immediato, in quel caso ve lo lascio. Ok.
whatever the master desires. Enter freely and of your own will. Ok. Che simpatici i nostri amichetti. Affascinato. Enter freely. Ma abbiamo qualche incantesimo per togliere fascino? Tra l'altro i topi giganti credo che ci vogliano parlare. Another guest. Yes, yes. More bones to chew, more bodies to nibble. Ah, grande. Più o meno. Slim pickings up here. But safe. No one. Grabbing. No one. Biting. Dove sono le persone che mordono i topi? In the guts of the palace. Hungry mouths down there. Beh, del resto come Astarion che era costretto a cibarsi dei topi. Ok. Mi chiedo a parte gli scherzi se ci sia veramente la possibilità di rompere l'incantesimo affascinato. Tonight is a sacred night. We are all blessed to be here. Dici? Non saprei. You one of them? The fangy ones? Non penso proprio. Good. Don't like when they change. Get big, hairy, mean. Make sure you stay away. Ok. Abbiamo qualche incantesimo che rompe veleni, paralisi e cecità. Non credo lo abbiamo di fondo. Però sarei curioso di trovare un incantesimo che rompe la malia. Più che altro perché ci servirebbe magari non proprio qui ma nello scontro più avanti con Casador, per riuscire un attimo a steccarlo. Poi del resto non ho molto paura perché di Casador intendo, perché abbiamo tantissimi, ma veramente tantissimi bonus che ci permettono di eliminare i non morti. Cioè basta semplicemente bagliore divino e siamo a casa, cioè siamo più che a posto. Del resto tu ce l'hai bagliore divino. Vediamo anche tra mago se ha qualche cure. No, proprio zero. Va bene. No, no, facciamo marciare lui. Facciamo marciare più lui. Cioè lei, facciamo marciare lui avanti. E mi verrebbe comunque innegabilmente il dubbio che forse è meglio andare a fare un riposino prima di entrare nella torre superiore. Mi sembra, sì, comunque ha una cazzo di fortezza, guarda qua. Ha una Cristo di fortezza, altro che pensavo una villa pseudo normale. Questa è una cazzo di fortezza, ragazzi, ha una cazzo di fortezza. Sì, facciamoci un bel riposo all'accampamento, va, voglio evitare problemi di ogni sorta. E rieccoci qui, riposino fatto più che concretamente, sta registrando nel migliore dei modi, pare di sì. Andiamo a dare un'occhiata al forziere di legno, visto che è qua. Beh, non mi fanno schifo le pozioni, onestamente. E ora più che mai andiamo a risolvere la questione con il nostro caro amichetto. Dragon, cioè più che dragonide. Più concretamente vampiresco. Anche se il muro degli infedeli. Ma ok, non mi sembra nulla di che. Leggo l'etichetta. Memorizzare queste regole, seguirle e seguitele sempre. Fate il vostro lavoro in silenzio, non parlate se non vi viene rivolta la parola, al padrone piace il silenzio. Se non avete nulla da fare, trovate qualcosa e fatevi vedere all'opera, al padrone piace la diligenza. Se incontrate il padrone, non muovetevi e abbassate lo sguardo con deferenza. Al padrone piace essere rispettato. Non fischiate. Il ciambellano di corte mi sembra giusto. Chiaramente, un ciambellano non te lo metti? Vabbè, questo l'avevamo già più che letto. Comunque lo raccogliamo, pur sempre roba che vale e pesa poco. E ora ufficialmente ci buttiamo nella fortificazione del palazzo. Come fortificazione, fermi tutti. Vabbè, beh, essendo mattino, chi cazzo ci deve colpire? Siamo vantaggiati noi. Tutto.
be a safe bet. Vabbè, giustamente, pure tu. You belong on stage. Perhaps the bloodstained sort, with a hooded man standing by, axe in hand. Oh, andiamo, non essere così cattivo. As for vampire dens, I brace your nose. They can be very organic. Interessante che siano organiche. Comunque veramente c'è questo qui. Già, è molto sospetto. Oh, beh, questo è sospettosamente accogliente. No, per me credo che sia sospetto e basta, oggettivamente. Più che sospettosamente accogliente. Ok, perché mi immagino di trovarmi il vampiro enorme che ci accoglierà a braccia aperte come se nulla fosse. Del resto, chiaramente, invadere il palazzo antichissimo di un vampiro molto più antico di noi credo sia proprio la... Bah, che bello, non possiamo salvare, quindi non ci sarà nessun coso... Come posso dire? Nessun dialogo amichevole. Ah, oh, dipinto sinistro, ma che sinistro, questo è fighissimo. Altro che sinistro. È magnifico, due sorelle, una viva e ballerina, l'altra uccisa in culla, danzano insieme a volte da rossi arancioni, malefici e fumosi. Ma è magnifico. Elenco di Victoria. Ci sono 17 quadri, ma a volte alcuni di essi sono lo stesso quadro, salvo poi tornare a essere diversi. Ci sono 17 candelabri, a volte li accendo, ma le candele non si consumano. Ci sono 17 sedie, che sono quasi sempre troppe. Papà dice che se vado nella sala dal ballo, sarò morsa 17 volte da 17 topi. Ok, qualcuno ci tiene particolarmente ai topi in questa zona. Ok. Verderola. Come va? The master is pure. His palace must be pure. No stain, no smudge, no taint. Pure. Ok. Dipinto straziante. Straziante, bello e terribile. Ma cosa condanna? No, secondo me è più che condanna, è una glorificazione. Dimmi che lo posso prendere, ti prego. Che culo. Ora questi io me li voglio vedere tutti, sono bellissimi. Qui Carelon non viene mostrato come un bellissimo dio elfico dei capelli dorati, ma come una dea elfica dei capelli scuri, cui il corpo si specchia e si contorce con grazia delicata, incastonato su una mussola color granata. Bello. Quello non lo possiamo raggiungere, chiaramente. Ma innegabilmente bello. Ti spiace se accendo le candele? No, no, non le possiamo raggiungere. Va bene. Tiro salvezza visto. Mi volete già porre un'imboscata ancora prima di entrare? Il ballo. Ok, piccolo salvataggio dei codardi. Raccogliamo anche questo quadro. Questi quadri mi piacciono tanto. Il poeta legge la sua recensione. Ok, perché no? Condanna. Ok, sì, l'abbiamo visto questo. E prendi il ballo sororale. Che cazzo significa sororale? Cosa cazzo significa sororale? Nel mentre che ammirate il quadro, non mi va di fare un altro taglio. Ah, sororale significa proprio di una sorella. Ok. Variante di sororato consiste nell'uso di sposare la sorella della moglie quando questa è ancora in vita, o più propriamente affetto sororale, quindi proprio di una sorella. Ok, con Baldur's Gate si imparano nuove terminologie. Mi accendi più luci possibili, grazie. Ti tengo a tenere una certa luminescenza. Another guest for the master's celebration. I'm afraid you're too late. You'll have to... Master Astarion? What are you doing here? Why aren't you downstairs?
Well, obviously I'm on my way down now. So if you could just point us in the right direction. But you're too late. The doors have been sealed. The ritual is about to begin. Segui il mio consiglio. Fuggi, vattene da qui finché sei ancora in tempo. Aprici le porte e lasciaci passare allora. It's too late. Goody has sealed the doors and will not open them until the ritual is complete. Cazador gave the key to Goody. And where is this sadistic old sack of bones? It does not matter. You're too late. The master will be so angry that you missed the ritual. He will do such terrible, terrible things to you. I do not have any more time to waste. There is too much to do. Too much to prepare. Ok, i suoi schiavi sono letteralmente inutili. Qui accendiamo di nuovo tutti i candelabri. Il busto che ci dice? The inscription on this bust reads Mordok Salanmir. One of Cazador's ancestors, perhaps? Questo ce lo dovrebbe dire Astarion. Ci tengo ad accendere le candele, non so nemmeno propriamente il perché. Scena con Rosa e Teschio Caprino. Solo il fiore più grazioso e raggiante è un animale, o meglio, un teschio che guarda. Sì, è un po' macabro e disgustoso, ma è anche carino. Va bene? Sì, oggettivamente è carino, lo terrei in casa. Magari non di queste dimensioni, poi è fighissimo che lui se lo prende come se nulla fosse. Un quadro enorme, enorme, però lui lo prende e se lo mette dentro come se nulla fosse. Ok, l'ufficio del ciambellano è più che normale. La tunica elegante? Oh mio Dio, che figata! Guarda, è magnifica! È bellissima! È bellissima! È veramente magnifica. Sembro tipo un romano. È magnifico. Mi servono solo dei sandali alti ora. Io vi giuro, stavo aspettando solo questo momento. Oh, tra l'altro, spire del cimitero. Ora ci leggeremo tutti i quadri perché per me, tralasciando che a me piace molto l'arte e i quadri di Baldur's Gate, sono un po' ripetitivi, oggettivamente. Però nella casa di Cazador ogni quadro è unico. Un serpente striscia dentro un'orbita di un cranio in decomposizione. La sua pelle verde e viscida lascia una scia delle ossa circostanti. Oh, bello. Tanto bello. Le regine dei signori del crimine, te lo ficchi in culo. Tunica. Completo, a foglia di tè. Cappello da mago. Altre schifezze. Elisir misterioso. Il liquido anomala non è viscido, ma si muove. Non è viscoso, ma si muove con insolita letargia. Quando il contenitore viene inclinato. Letargia significa letteralmente del sonno. Quindi si intende anche con lentezza. Quindi quello che vuole dire è: non è una crema, però quasi quasi si comporta come una crema. Questa pozione. Detto così è proprio bruttissimo, però quello è il senso. La porta della sala da ballo. Ciambellano Duffei, il dizionario di Koza Kuriano che usiamo per addestrare i nuovi servitori su come azionare la porta della sala dal ballo è scomparso. Il mio anello con sigillo da solo non servirà a nulla. Gli servitori di risolvere la questione non dovrebbe essere un mio problema. Il biglietto continua con una calligrafia diversa. Godei, i servitori e io siamo molto impegnati per i preparativi per la festa del padrone. Porta le tue ossa fuori dal canile e perlustra ogni camera al piano delle progenie vampiriche in fretta. Trova quel libro. Ok. Registro delle provviste. Un registro che elenca catalogo dei beni utilizzati regolarmente dal palazzo Sas, con categorie per cibo e bevande per le servitù e gli ospiti. Articoli per la polizia, tra cui lo smacchiatore alchemico per il sangue fornito da Bon Clock. Tende pesanti opache, candele di diverse dimensioni in sego giallo e cera rossa e nera. Unguenti e oli, cinghie di cuoio con fibe e consegne regolari della Gazzetta della Bocca di Baldur's Gate. Quindi, nonostante abbia questo fantastico sistema, posso dire in tranquillità che questa mi pare una porta comunque, anche perché qui c'è il muro e qui no. Sì, guardate. Oh,
Non immaginavo che sarei proprio passato così di cattiveria. Va bene. Ad ogni modo non mi fa schifo. Bottiglia per pozioni vuota. Quindi suppongo che l'urinanna Savage. Ma whoever killed this werewolf burned it up from the inside. Its throat and innards are more liquid than solid. Credo che non debba bere quella pozione. E forse la potremmo dare ai futuri lupi mannari. Ora, non sono espertissimo del vampirismo su D&D e in particolare nella sezione, nell'ambientazione di Baldur's Gate, però a quanto pare non so se dovrebbero collaborare licantropi e vampiri, anche perché, se vi ricordate, il topo che abbiamo incontrato all'inizio parlava del fatto che i vampiri, cioè che ci sono bestie pelose, grosse e cattive. Comunque, i lupi mannari sono selvaggi predatori che diffondono la loro maledizione mordendo altri umanoidi. La maggior parte di essi soccombe alla propria sete di sangue, ma alcuni imparano a controllare i loro impulsi, spesso grazie alla guida di Selune, la dea della luna. Ok, per curiosità posso parlare con il morto? Il cadavere è troppo danneggiato, beh. Prevedibile. Ok, quindi qualcosa mi dice che stucchete. Me lo sposti così posso passare più agilmente. Ok, oro. Abbiamo già preso il quadro con Danna. Danza straziante, dipinto sinistro. Il poeta e la sua cosa, ballo sorale. Dipinto straziante. Oh. Vaffanculo, ma anche poi la descrizione è la stessa. Sì, sì, sì. Ok. Sapone, il Kamasune. Il ciambellano è stato ciambellato. No, dai, questa era veramente tristissima. Veramente tristissima. Veramente potete chiudere il video. Farfalla su teschio. È difficile immaginare come l'artista sia riuscito a far rimanere la farfalla in posa così a lungo. Ah, qui. semplicemente ne ha presa una imbalsamata. Easy. Lo si fa tranquillamente, ragazzi, per chi se lo stesse chiedendo. Qui abbiamo il bellissimo bara di palissandro. Non c'è nulla. Il ciambellano è un po' bruciato, ecco. Ma se io... Oh! Diario. Non l'avevo quasi visto. Raccogliamo tutto sto schifo. Completo rustico scuro. No. Ragazza annoiata mentre suona. Nonostante l'aggiunta del suo aiuto con l'accordo di Do che strimpella sensualmente dalla tela all'orecchio, questa giovane continua a sembrare intensamente e sconsolatamente annoiata. Ci credo, stai di fermo per più di 4 ore di fronte a un artista. Sai i coglioni come ti scendono. Il diario di Antruvun Duffei, ciambellano del palazzo di Casador. L'ultima pagina del diario recita: so abbastanza di ciò che il padrone ha in mente con il suo rituale da rifiutarmi di essere sostituto di quel moccioso scomparso Astarion. Anche se Casador dovesse trovare il mio corpo, la pozione che ho acquistato da Bonclock dovrebbe fornire un'illusione di morte convincente, soprattutto perché lascerò dietro di me una pozione simile di veleno acido. Il mio unico rimpianto è la cara Lurianna, ma non posso proprio confidare il segreto della mia unica possibilità di fuga. Quando gli effetti della pozione saranno svaniti, Casador sarà sceso e avrà bisogno dei miei servigi, oppure non ci sarà più e io avrò il controllo del palazzo. Ah. Quindi mi stai dicendo che il nostro amico Casador, cioè, lui non è morto veramente. Non dovrebbe essere morto. E invece è morto. Scusami, eh. Non dovrebbe essere morto. Se proviamo a curarlo.
Il bersaglio non può essere un'entità inanimata. Ma scusa, ma se ci ha parlato del fatto che... Oh, tra l'altro qui leggiamo un altro quadro. Il bagliore del fiammifero illumina due cospiratori che stanno mettendo in atto un piano per dare una scossa alla loro nobile stirpe. Ok, sì, perfetto. Ma il punto è sempre un altro. Se noi abbiamo letto nel diario che... leggi questo qui, il padrone ammette il suo rifiuto di bla 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 bla, pozione simile al veleno acido, quindi lui è vivo o mi sto perdendo qualche fase? Non so, mi sento come se mi sto perdendo qualche fase qui. Credo che ci ritornerò, in questa camera. Però mi dà veramente di strano che non ci sia un senso in quello che vedo. Perché se lui ha detto... Oh, possibile che Tsar l'abbia scoperto e quindi gli ha invertito le bottiglie e alla fine gli ha fatto bere quella, tra parentesi, di vero veleno, uccidendolo. O non mi giustifico come di fatto... sia possibile che lui sia morto e io non abbia nessun modo per provare a salvarlo. Wilhelm, con lui abbiamo già parlato. Ok, tra l'altro è un palazzo veramente bello. Chissà se posso prenderlo io, cioè nel senso più concreto del termine, se posso riuscire a prenderne parte, cioè usarlo come casa, sarebbe magnifico. Oh, andiamo. Ritratto di un nobile, non posso prenderlo. Va bene. Sirin, ciao. Woman's eyes are alert, verging on manic as she bustles about. Everything's got to be right for the master. Everything's got to be perfect. Grande. Che cosa aveva detto comunque il nostro amico? Magia necrotica, Casador l'ha sempre apprezzato, meglio non avvicinarsi troppo. Camera degli ospiti, beh, è chiaro. Però se non ci possiamo avvicinare, come facciamo ad entrare? Liquore della città di Ottone, perfetto. Eminenza elfica. No, no, questo lo mettiamo in raccogli mercanzia. Ok. Ma aspetta. Ah. Oh. Ma... Ah, Godei, quello che si è nascosto. Credo. Leggi. No. Quello che è morto era quello... Cioè, quello che sembra aver bevuto la pozione era quella di sotto. Vabbè. Ad ogni modo... Già, più che ottimo. I know you're there, Golly. Stop skulking and show yourself. You always were sharp, little one. Sharp enough to cut yourself. It's taking everything I have not to grind your rotten carcass to dust. Don't be mad at Godi, child. I only did my job. Only kept you in line. Posso dire che mi sta simpatico, tutto sommato. For days at a time. Oh yes. And you sang so sweetly for me. None of the others screamed like you did. But you're home now and you brought me a treat, eh? A new friend for Godi. Seriamente. Posa una mano su di me e perderai la testa, mucchio di ossa. Dicevo, prima di tutto, andiamo con vantaggio e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. 18, ok, vittoria assicurata. Not very nice. Not very friendly. Why are you here then, little one, if not to see Godi? Indovina. We're here to see the master, but the ballroom door's locked. Give us the key.
No, no, it is too late. The doors are sealed on Master's orders. Godi will not open them for anyone, much less. Allora ti uccidiamo, già mi hai annoiato, ragazzo mio. Fammi vedere se sta registrando, a parte quello sì. Che ne dici se comincio a romperti le ossa e continuo finché non trovo la chiave? Anche Casador mi ha dato degli ordini, Astarion deve essere restituito a tutti i costi. No, continua a intimidire, lui mi annoia proprio, non mi va nemmeno di essere gentile. Dicevo. 20. Di poco. Ma sapete cosa? Continuiamo. Oh no. No, no, no. Godi is not worried by your threats. Godi has seen so much worse than you. Oh, things have changed, Godi. We might surprise you. E come se lo faremo? Little one. Come. Let's hear you scream one last time. Seriamente. Questa è la tua grande imboscata? Tra l'altro è pure 74. Cioè, sei abbastanza inutile, Godi. Non vedo perché dovresti farmi anche solo lontanamente paura. Sei anche accecato. Cioè, sei proprio triste, ragazzo mio. Però hai 3 attacchi, miei coglioni, eh. Ok, rompi il teschio. Ok, Astarion, per curiosità, hai qualcosa da dirci? I'm home. There's the same fading carpet. The same tasteless art. No, dai, sono carine le opere. But gods, everything feels different. Perché tu sei diverso. Non ne sei proprio sicuro, non devi per forza affrontarlo. I've never been less sure of anything. But if I don't face him now, I never will. Oh, povera Stella. I'll spend the rest of my life running, watching the shadows, never feeling safe. No. This has to happen. Here and now. Okay. Also, there's a small matter of all that power I can steal from the bastard. So that'll be nice. E com'è essere di nuovo qui? It does feel strange. Breaking into your own home. Especially if murder's on your mind. Then again, this is hardly the strangest thing we've done together. Ma questo è vero. Although it could be the most satisfying. Interessante. The second most satisfying. Qual è stata la prima più appagante? I servitori sono ammaliati, come le guardie della torre? Oh no, it's much worse than that. They're fanatics. Here of their own free will and utterly devoted to Casador. Each one came to our door and begged to be given his eternal gift. They're sure he'll turn them if they serve him well enough. It almost feels sorry for the poor deluded souls. Quindi li possiamo uccidere tutti. But they're idiots who brought this upon themselves, so don't. Ah, vabbè, seguiremo Astarion alla fine a casa sua, seguiremo ciò che il suo background, il suo personaggio immerso nella lore può darci. Non ha senso ora prendere e dire no, noi decidiamo cosa fare al posto di Astarion. Alla fine ci dobbiamo anche accontentare, anche se un NPC strutturato con della lore, delle decisioni, delle scelte che vuole portare a compimento, sarebbe veramente stupido ora giocare a fare i paladini della Justice League e aiutarlo a tutti i costi. Chi è questo Godi? Perché ha lui la chiave? He's Casador's skeletal right hand.
He kept us in line when Master didn't feel like torturing us himself. If Cazador's going to trust anyone to lock the doors behind him, it'd be that rattling old carcass. Goody kept us in kennels downstairs. The Master ruled everywhere else. But they were his domain. Ok, quindi qual è il piano? Well, I was thinking first we find Cazador and then we kill Cazador. Ok, su quello ci eravamo. That's about it, really. We can workshop the details as we go. Ok, cioè contentiamo. Devo chiederti un'altra cosa. Ask. Quickly. E niente. Godè, il mio piccolo mucchietto di ossa. Abbiamo l'anello della famiglia Sartz. Questo anello reca il sigillo della famiglia Tsar e ha un'iscrizione in una lingua antica e dimenticata. Chiave del canile. Va bene, un po' di oggettini che non mi fanno schifo. Io non la posso conoscere, ma credo che Astarion sì. Suppongo. Ok. O almeno mi auguro, più concretamente. Effettivamente forse prendere tutti quei quadri un peso ce l'ha. Astarion. No. Se lo provo a indossare... no. Assolutamente nulla. Ok. Una bara chiaramente aperta. Un forziere. Oh, c'erano pure strumenti interessanti, come un bisturi volante, pugnali arrugginiti, tenaglie. Ci si divertiva abbastanza con il nostro Godoy, eh? Oh, come cazzo si chiama lui, oggettivamente. No, non credo sia il momento di fare una bella riposatina, però possiamo aprire le bare per vedere cosa ci esce fuori. Nulla. Nulla. Andiamo avanti. Abbiamo lasciato qualcosa. Ah sì, la torcia. Ok. Vediamo l'ala del dormitorio, allora. Allò? Ok. Il poeta legge la sua recensione, non lo possiamo prendere. Figurati quelli più in alto. Capanna in movimento. Ma non lo leggo perché mi sembra un po' stupido. I must be busy. Busy, busy, busy. Master might see me. Master might approve. Oddio, voi siete probabilmente mentalmente fottuti. Dormitorio della progene. Per curiosità, il fiume va e non torna. Increspato dalla corrente e dal guizzo dei pesci argentati appena sotto la superficie, il fiume scorre sonnolento lungo il proprio corso. Questo è anche un quadro carino. Peccato che... cioè, io li sto raccogliendo perché in realtà vorrei sempre... ho sempre la speranza di adornare l'accampamento, anche se so che ufficialmente non potrò mai farlo in nessuna forma. Ok, oro. Registro donatori di sangue. I cacciatori migliori di Cazador. Questa... quando siete a caccia, scegliete le prede privilegiando le classi inferiori della città. I patriar avranno anche un odore migliore, ma verranno attirate attenzioni indesiderate se troppo aristocratici spariscono mentre sono in giro per i bassi fondi. Nell'ultimo mese avete già portato un Dlusker, un Yasso e un Otaon. E ora tre famiglie benestanti sono in rivolta. Fate attenzione. Ciambellano. Ok. Pozioni di guarigione superiore. Diario di Violet. L'aglio nel letto Yusen gli ha provocato una brutta eruzione cutanea. Gli sta bene, così impara a essere un tale piagnucolone. Ora se solo potesse arrivare a quello snob di Leon e a quella mocciosa di sua figlia. Ma lei è protetta. Cazador deve avere un bel piano per la piccola Victoria. Mi chiedo quale sia. Perché tutti in questo gioco sono fissati con i bambini? Non capisco cosa cazzo sta succedendo. Piantante bruno, camicia di tela, schifo. Sandali da gladiatore, schifo.
anche se con i miei abiti da notte forse mi stanno bene, sai? No, sembrano le Birkenstock che fanno proprio schifo come scarpe, permettete. Vedete, se le portate, ragazzi, disiscrivetevi dal canale, abbandonate questo mondo finché siete ancora in tempo. A parte questo, direi che potrei fare così. Di qui a qui. La nostra amichetta, perfetto. No, magari mi cambi, per quanto è bello, preferisco girare in armatura in un luogo simile. Oddio, non ho fatto in tempo a muovermi. Stivali da spaccone untoso. No, raccogliamo tutto. Stivali, apprezzabili che avevate anche un bagno. Pensavo che vi trattavano molto peggio, cioè oggettivamente vi trattavano da schifo, però non pensavano avessero addirittura un bagno. Onesto, sincero, pensavo li trattassero veramente come schifo, come carne da macello a tutti gli effetti. Ah, ok, tu sei al piano di sopra, dicevo, cazzo. Ho mancato qualcosa? Ma qui come si entra? Ah, dalla porta di qui. Pure io sono stupido, oggettivamente. Ok, ci serve ad aprire quella porta. Possiamo inviare Siri? Devo farlo io? Sigillo sinistro. Questa porta è avvolta da un'energia oscura. E come la uso? Facciamo un salvataggio. Anche se non mi convince propriamente aprire la porta così, però... Ne sono un attimo costretto. Ok, salviamo 7.23. Proviamo a fare breccia. Ok, 8.28 per turno. Ah! Maledizione prosciugante. Questa energia maledetta prosciuga vitalità di chiunque osi avvicinarsi. E allora come faccio breccia? L'altro paesaggio infernale, questo quadro è magnifico. Non posso usare qualche sorta di strano meccanismo. Tipo... Non ho idea, bruciare il cadavere mi viene in mente. Condizione. No. Magari è rompi maledizione che dobbiamo usare. Mi viene in mente. Possibile preparare altri incantesimi. Se togliamo comando. Sì. Il bersaglio deve essere maledetto. E come tolgo le condizioni? Ma proprio come entro lì? Cioè, sarebbe di fatto impossibile fare breccia qui senza prendersi quei danni. Ok. Magari potrei raccoglierlo. Biglietto di vittoria. Vediamo cosa dice. Speriamo che dia un modo per togliere quella roba, quell'incantesimo. Victoria, ricordati di leggere quel libro su quella lingua antica. Dovrai conoscere alcuni vocaboli per poterti muovere tranquillamente, liberamente all'interno del palazzo. Papà. Posso usare parlare con i morti? Sì. Beh, vaffanculo. Sempre se non trovo un modo per... Ok, siamo passati dall'altra parte. Spero che trovo un modo per... togliere l'incantesimo. Diario di Dadin, come cazzo si chiama?
Prima di essere Daliria, progenie vampirica schiava di Cassador, ero la medica Daliria, esperta in medicina generale al Parlamento di Baldur's Gate. Progenio mene, sono ancora la medica Daliria e non mi sottometterò a quest'umile condizione. Gli altri sostengono che il vampirismo sia una maledizione, ma secondo la mia opinione istruita è una malattia e quindi deve essere trattabile medicalmente. Credo che un'infusione massiccia di sangue fresco, giovane, possa sconfiggere l'infezione del vampirismo e permettere al mio corpo di guarire. C'è una potenziale fonte di sangue simile qui, Victoria, la figlia ancora puro sangue di Leon Onufrio. Leon era uno stregone prima di essere uno schiavo vampirico e ci avvertiti di non attaccare Victoria perché l'ha dotata di una contromaledizione in caso di aggressione, l'ha resa una trappola necrotica, per così dire. Credo che Leon stia mentendo. No. Credo che non stia per un cazzo mentendo, onestamente. Ma proprio in nessuna forma. Ok. Non stava mentendo per nessun modo. Come faccio ora ufficialmente a passare sulla roba? Oh, dizionario. In stile? Lampione. Ah, ok, chiaramente uno stile molto raffinato, suppongo. Mi auguro. Per curiosità, perché voglio cambiare il mio stile. Sandalie a strisce come sono? Più appropriati. Più appropriati, dai. Scarpe delicate insieme al mio vecchio abito lo manderei all'accampamento, onestamente. Ma tra l'altro la tunica? Ah, è un'armatura, bene, quindi mercanzia. Via, ciò, fuori dal cazzo. Sì, comunque credo che devo spostare un bel po' di roba verso l'accampamento. Quindi di qui a qui, come sempre, mia cara Carla, ci fai da benedizione. Leggiamo il dizionario. Questo dizionario è un dizionario d'antica lingua kozakuriana, proveniente dalla lontana terra di Karatur. Sfogliando le pagine si possono vedere alcune parole e frasi sottolineare. Aprire, entrare, attenzione, proibito, sigillato. Sì, è chiaro. Quindi se lo metto. Non ho ben chiaro cosa cazzo dovrebbe succedere. Vai via. Tra l'altro rimettiti in abiti normali, ragazzo mio. Non è proprio un ottimo metodo per nascondersi. Che voglio dire in tutto qua? Oddio. La vedo un po' diversa. Se io la raccolgo. Ok, io ho tutta la maledizione del mondo. Ma è anche vero che se io la sposto lì, lascia. Ok. Dovrei essere più che tranquillamente salvo per il momento. Stranamente ha veramente funzionato. Non me l'aspettavo. Ok, prima di dare un'occhiata qui. Sta succedendo proprio quello che non dovresti. Già, però a noi non interessa perché tanto noi continuiamo a razziare in bello stile. Farsetto da cioccolatiere, va bene, va bene. E più che altro, mio caro amico, è ora che tu ti dai da fare per scassinare. Insieme a tutti i bonus. No, no, questo magari lo togliamo. 24, scusate. Ormai è un'abitudine skippare il salto dei dadi. Diamante. Queste sono utili frecce. E abbiamo elmo della grinta. Mentre possiedi 50% meno dei punti ferita è un'azione extra bonus. Non male. Sarò sincero, veramente non male. Sirene di palissandro, armadio di mogano, completo opalescente. Questo deve essere interessante. Non mi interessa l'incompleto cuor di leone. E tra l'altro diamoci un'occhiata al paesaggio infernale. Alcune pennellate oscure e tozze raffigurano Elturel,
trascinate agli inferi. Le ali oscure di Zari e l'oscuro la luce del compagno. Dimmi che lo posso prendere. Sì, magnifico. Ballo sorale, questo lo possiamo togliere? No. Ok. Ma ora che abbiamo capito l'arcano di questa sala, suppongo, dovremmo avere, tra parentesi, la chiave per aprire. Progenie preferita. Questa sala non l'avevamo esplorata mica, eh. Allo? Ok. Bicchiere d'argento. Bicchiere d'argento. Vino dolce dell'arma. Ok, stivali pesanti. Completo comodo autunnale, vaffanculo. Altre robe. Calice di vino te lo puoi tenere, ma anche il vino ti direi che a questo punto ti puoi tenere, perché non mi voglio appesantire ulteriormente con del tuo stupido vino. Ok, diario di Leon. Questo ce lo leggiamo, del mago, quindi della il padre della bambina che è morta. Il diario Leon Onufrio riporta questa voce all'ultima pagina. Da quando il padrone mi ha trasformato e mi ha costretto a portare Vittoria a palazzo, ho dovuto essere il suo miglior cacciatore solo per poter stare qui con mia figlia e tenerla lontana dalle altre progenie. Non mi piace il modo in cui Violet la guarda, proprio per niente. Quando chiedo al padrone cosa intende fare con Vittoria, Cassador mi fa solo quel sorriso malvagio. La prossima volta che andrò a caccia dovrò parlare con Figaro per concludere l'accordo per il travestimento, per farle fuggire Vittoria, se solo ci fosse abbastanza tempo prima di questo rituale di cui parla il padrone. No, non credo sia servito. Bambolotto di osso gufo, questo lo portiamo all'accampamento. Non puoi raccoglierla, vero? Invece sì. Non so con quale forza ci sei riuscito. Va bene, ragazzo, va bene. Tra l'altro me l'hai presa e non so in quale multiverso me l'hai trasportata. Tra l'altro questi quadri a questo punto dovremmo più che largamente lasciarli un attimo. Separa. Sì. Uno lo mandiamo all'accampamento, l'altro lo aggiungiamo alla mercanzia. Armadio. Registro delle progenie preferite. Le progenie preferite, ovvero i migliori cacciatori di prede di Cassador, che hanno diritto a occupare la camera da letto speciale all'inizio dell'anno. Ah, ok, vabbè, l'intera lista. Interessante quanto no. Questi. Punta chiusa con rete, non mi fanno impazzire. Ok, vino. Tonico, cervo svelto. Cazzo di nomi alle volte, veramente. Ritratto di giovane in armatura a piastre. Posso dire che è carino. Questo bambino dallo sguardo superbo è rivestito da un'armatura che è di finissime piastre d'acciaio, incastrate da loro con perizia. È veramente carino come quadro. Casa d'erba, lo possiamo mettere alla mercanzia. Non credo riuscirai a arrivare, appunto. Ok, quindi fondamentalmente abbiamo esplorato tutto. Abbiamo l'anello, abbiamo la chiave. Teoricamente dovremmo riuscire anche con una certa tranquillità a entrare nel palazzo di Cassador, o almeno, ripeto, teoricamente, per il semplice motivo che così facendo possiamo prendere e portare, cioè abbiamo la chiave, l'anello e la parola d'ordine, fondamentalmente dovremmo riuscire con tranquillità a entrare nella camera principale. Perlomeno ci possiamo fare una prova. Ok. Questa zona non so che cazzo sia. Però non credo si acceda di qui. Ok, di qui è aperto. Eravamo di qui, giusto? Per curiosità, da questa parte... No, non si può passare. Facciamo un salvataggio. E più di tutto, signori, sono costantemente a vecchio tempo e tiranno. E ci becchiamo nel prossimo episodio.